Ciao a tutti, bentornati sul canale Io Risparmio. Io sono Pasquale e sono l'investitore e il risparmiatore della Porta Accanto. Oggi vi porto a conoscenza di Saxo Bank. Saxo Bank, di cui avevo parlato in passato come un broker e alternativa a il famosissimo Interactive Brokers, ma che ho sempre messo da parte, pur avendo una vasta gamma di servizi, perché come sempre, così come ho fatto come Interactive Brokers, io sono alla ricerca di un prodotto che sia a dare a me, comunque all'investitore, il regime amministrato, cosa che Interactive Brokers non può fare. Ma Saxo Bank da qualche anno ha una, diciamo, partnership insieme a Banca Generali Private, che permette di accedere appunto al servizio del conto titoli amministrato. Considerato che Saxo Banks ha una vasta gamma di servizi, oggi volevo andare a rifare un refresh su quello che sono i servizi, ai costi, che sono quello che interessa di più, e anche a quello che è un po' la piattaforma, come si utilizza e quali sono le principali cose che si possono fare. Ovviamente, prima di cominciare, vi ricordo che potete iscrivervi al canale, cliccare la campanella delle notifiche e, ovviamente, se il video è di vostro gradimento, cliccare il tasto del pollice in su, un bel mi piace, così quello sì che è un ottimo investimento e costa zero ed è in amministrato, perché io, per quello che io sappia, è in amministrato. Allora, partiamo subito dalla cosa più importante, i costi. Saxo Banks è sempre stata caruccia, ma per i nuovi contratti fatti attraverso Banca Generali Private, BG Saxo, viene diciamo fatto così il nome del prodotto. Si parte non dal basic trader, ma dallo standard trader, che ha più o meno dei costi in linea con quello che è il mercato per quanto riguarda le banche. Investire in azioni sul mercato italiano con ordini di meno di 100.000 euro a costi di 9 euro. In Europa siamo anche qui sui 9 euro a transazione, 9 pound per il Regno Unito, 9,90 dollari, che sono circa poco meno di 9 euro al momento per quanto riguarda USA, 9,90 dollari canadesi, che sono anche di meno per quanto riguarda gli investimenti in Canada. Poi abbiamo mercati come Svizzera, Regno Unito, Norvegia, anche il Pink Sheets per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America. Possiamo investire in Portogallo, Danimarca, Austria, Polonia, Svezia, Irlanda, Spagna, Olanda, Repubblica Ceca, Belgio, Finlandia, Sudafrica. Poi possiamo anche investire in Australia, Giappone, Singapore e Hong Kong. Per cui abbiamo una grandissima, ampia gamma di prodotti da selezionare. Inoltre, come vediamo nella piattaforma, si può investire non solo in azioni, ma anche in CFT, in opzioni, in fondi comuni di investimento, in ETF. Ovviamente il piano commissionale cambia nel tempo, lo andiamo a vedere in base al numero di operazioni che vanno eseguite. Lo standard trader e comunque Banca Generali e Saxo Bank sono pensate per fare trading e non investimenti a lungo termine. Hanno dei costi diversi. Chiunque abbia un volume di investimenti di operazioni fatte inferiore a un certo numero va a pagare nel mese successivo un po' di più. Il funzionamento viene che tra un profilo commissionale e un altro c'è lo spostamento su base mensile in base alle operazioni del mese precedente. Ogni listino prevede un numero di operazioni per il suo mantenimento e tre range di miglioramento, upgrading o peggioramento, downgrading. Per quanto riguarda le azioni, si può arrivare a un minimo per chi fa tanto trading di 2,50 dollari, per i future di 1 dollaro, per le opzioni quotate 1 dollaro e per i CFD 0,50 pips di spread. ETF 2,50 dollari, obbligazioni 2,50. Ovviamente però si va ad avere questi profili commissionali con l'aumentare del numero delle operazioni. Ma siccome qui voglio andare a parlare soprattutto della piattaforma e del suo utilizzo, andiamo un attimino a vederla. Ha un'interfaccia molto semplice e molto facile da comprendere. Da questo lato ci sono le watch list, io ne ho creata una. Lui ha già in automatico le 30 migliori aziende americane, l'Italia 40, l'Euro 50, ce ne possiamo creare quante ne vogliamo. Io ho creato queste azioni da comprare, che sono azioni o ETF che ho messo nella mia watch list. La maggior parte, come capirete, sono REIT. Abbiamo uno screener per andare a filtrare tutto quello che vogliamo filtrare in base ad esempio la tipologia di prodotto, il settore di riferimento, il mercato di riferimento, e di mercati in totale ce ne sono 40 diversi da cui scegliere, sono veramente tantissimi. Settori, industrie e rating, anche andare a quello che è il rating degli analisti su effettivamente se l'azione sia da comprare, sovrappesare oppure no, e poi alla capitalizzazione di mercato. Ci permette inoltre di valutare anche gli investimenti per conto
della valuta di riferimento e poi se le aziende sono quotate o meno nel listino principale o se magari sono over the counter, e in questo caso sono molti di più di quello che viene scritto qui sotto. Da questo lato possiamo creare una nuova watchlist, salvarla o modificare, aggiungere o cancellare le colonne. Qui abbiamo la panoramica di quello che è il titolo che sta andando in watchlist e andiamo a selezionare. Se ad esempio da questo lato selezioniamo Rolls Royce, da questa parte ci apparirà la schermata di Rolls Royce, e tra l'altro vi ricordo che questi strumenti si possono allargare, richiudere e stringere come vogliamo. Qui abbiamo il vario grafico giornaliero, settimanale, mensile, trimestrale, semestrale, annuale, triennale, 5 anni, da inizio anno e massimo. Abbiamo anche le notizie che vanno a essere riferite alla giornata di riferimento, un'analisi dell'azienda, qual è il prezzo target, qual è il rendimento implicito, qual è il rating medio, quanti analisti hanno detto cosa. Poi abbiamo i fondamentali principali dell'azienda, i dati finanziali per semestre e per anno, la profondità di mercato dell'azienda, qual è il binask del book. Qui in alto poi possiamo andare a scegliere i grafici, possiamo anche andare ad ampliarlo a schermo intero, selezionare l'intervallo di riferimento, andare a selezionare la tipologia di grafico che vogliamo vedere, andare a selezionare l'indicatore che vogliamo aggiungere, anche qui sono tantissimi, andare a disegnare, andare a nascondere alcune annotazioni che abbiamo fatto, andare a selezionare il tipo di cursore, andare a zoomare, diciamo, in avanti, andare a fare un'immagine del grafico, poi possiamo andare anche a variare la configurazione del grafico e qui possiamo andare anche a fare una scala logaritma del grafico. Poi a ogni azione viene anche abbinata la serie di opzioni che sono legate a quel titolo di riferimento. Abbiamo tutto nella stessa schermata, per cui se vogliamo aprire un'opzione, venderci una put, comprare una put, sellere, vendere quello che vogliamo, sta tutto qui. Qui in alto possiamo iniziare la contrattazione, cliccando sul tasto contrattazione possiamo scegliere il tipo di ordine, limite, mercato, uno cancella l'altro, limite a stop, trailing stop, stop e limite. Se ad esempio vogliamo fare un ordine, ma ad esempio in questo caso è un ordine in Great British Pound e non sappiamo quante azioni possiamo comprare con i nostri euro, qui abbiamo una piccola calcolatrice, diciamo che io ho 1500 euro da investire, posso andare a comprare 961 azioni. Poi possiamo andare anche a mettere il limite qui, oppure possiamo andare a selezionare il numero di azioni direttamente qui e ci viene dato però il prezzo in British Pound e non in euro. Poi possiamo anche andare a selezionare la durata dell'ordine, se è good to cancel, fino alla data, fino a fine anno, fino a fine mese, fine settimana, un mese, una settimana o un ordine giornaliero. Possiamo anche andare a vedere i dettagli, nasconderli se ci interessa. Abbiamo la liquidità disponibile sul conto, io ancora non ho versato quello che voglio versare, sto trasferendo dei titoli qui. E in contemporanea all'ordine possiamo andare ad aggiungere un take profit, uno stop loss e appunto andare a fare le nostre valutazioni. Questo ci serve la calcolatrice anche perché se abbiamo, ad esempio, io ho un'azienda in watchlist che è olandese, scusate, norvegese. Dove la trovo? Qua. Ovviamente io non so quanto valga il cambio al momento delle corone norvegesi con l'euro, per cui se io vado a fare qui, dico voglio investire 2000 euro in questa azienda, posso andare a comprare 44 azioni. Questo è molto interessante. Poi qui abbiamo un campo di ricerca in cui possiamo andare a fare delle nostre valutazioni in base ai segnali di trading, alle news, agli eventi che sono in calendario, alle peggiori azioni dell'indice di riferimento e le migliori dell'indice di riferimento. Qui selezionando ovviamente l'indice cambiano anche tutte le aziende. Diciamo che vogliamo andare a investire nel Russell 2000 e vogliamo andare a vedere quali azioni stanno rendendo meglio e possiamo andare per esempio andare a studiarcele, andare a fare un ordine direttamente da qui. Poi abbiamo anche la funzione di analisi e ricerca in cui ci vengono date delle istruzioni del mercato, appunto delle strategie riferite alle giornate precedenti. Poi abbiamo qui il tasto conto che ci permette di andare a vedere un po' il nostro conto, come si è andato ad evolvere nelle varie giornate, con ad esempio analisi del profitto, l'analisi del portafoglio, andare ad avere una reportistica, e per cui andare a vedere tutto quello che abbiamo fatto nel portafoglio, elenco ordini, lista movimenti, dati aggregati, addebiti e accrediti CFD, i nostri dividendi, le cedole, analisi dei profitti e delle perdite per tipologia di strumento, possiamo anche andare a decidere questo, le operazioni sul capitale e poi altre operazioni che sono qui.
profili finanziari, condizioni di training, attivazione di servizi, classificazione FID, storico accessi e così via. Se poi torniamo alla piattaforma di contrattazione, da questo grafico, se vogliamo ricercare qualcosa, ad esempio vogliamo andare a fare un'opzione sul Nasdaq, allora noi in questo caso possiamo, invece di selezionare tutti i prodotti qui, andare a selezionare la tipologia di prodotto che vogliamo decidere. Abbiamo i CFD, possiamo decidere se farlo su indici, azioni, future, opzioni ed ETF, le azioni, future, opzioni, obbligazioni, ETF e fondi. Per esempio diciamo che io voglio fare, andare a cercarmi delle opzioni su Realty Income. Cliccando su opzioni su azione ci si aprirà il book delle opzioni e ovviamente possiamo andare a fare qui le nostre operazioni. Ovviamente io non sono abilitato per questa contrattazione perché non ho ancora l'abilitazione, devo fare ancora il test, non ho avuto tempo, però è ottimo per andare a capire cosa fare. Inoltre qui abbiamo una guida sempre in primo piano. Qui abbiamo tutto quello che sono le notifiche che ci vengono mandate, ad esempio facciamo un ordine, facciamo un deposito, facciamo un prelievo, le notifiche vengono fatte qui e nel momento in cui andiamo a leggere la notifica facciamo applica e le notifiche sono tutte lette. Poi da questo tasto possiamo andare a fare un'attivazione dei servizi se vogliamo andare ad attingere a servizi diversi, operazioni sul capitale, eventi e impostazioni per quanto riguarda quello che è la piattaforma in base ad esempio alle operazioni che vogliamo andare a trattare, mossa durata degli ordini top stop loss, per esempio vogliamo cambiare la modalità dello schermo e metterla in scura e in questo caso abbiamo trasformato il book tutto in scuro, che tra l'altro mi piace molto di più e mi sa che lo tengo così. Ovviamente questo è semplicemente un tutorial di massima su quello che può essere la piattaforma, io la voglio cominciare a utilizzare perché mi sembra molto interessante e avendo fatto questo accordo con Generali Private posso andare ad accedere a una serie di servizi che ad esempio con Widiba e con Directa non riesco ad utilizzare, ma anche in questo caso con un regime amministrato, per cui me lo studio per bene, vedo quali sono i costi effettivi dopo un mese che faccio poche operazioni per vedere se effettivamente vengo declassato al profilo precedente e quindi con dei costi maggiori. In quel caso potrei pensarci due volte di andare a investire con Saxo Bank, ma ovviamente mi piaceva fare questa analisi di massima sulla piattaforma. Bene, fatemi sapere cosa ne pensate di questa piattaforma, di questo video, dell'utilizzo che se ne può fare, lasciandomi un commento qui sotto e magari facendomi sapere se volete che io vada a approfondire ulteriormente la piattaforma e il suo utilizzo, magari con degli investimenti reali. Ricordo che è possibile anche aprire un conto demo, senza nessun impegno, direttamente dal sito di Saxo Bank, magari vi lascio un link qui sotto, che stranamente in questo caso non è affiliato. Comunque fatemi sapere se vi è piaciuto il video, lasciando un bel pollice in su per farlo capire a me e all'algoritmo di YouTube e ovviamente se siete nuovi sul canale una iscrizione cliccando sul tasto iscriviti e un clic anche sulla campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Bene, anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!